La prefettura ha come indirizzo che le forze dell'ordine lavorino sempre con ragionevolezza, con buonsenso, collaborando con tutti i cittadini. Penso, e questo fanno le forze dell'ordine, fanno esattamente questo. I giovani hanno diritto di vivere la città, di fruire la città, e il lavoro delle forze dell'ordine è anche a garanzia dell'incolumità di tanta gente che va nei medesimi luoghi dove purtroppo a volte si registrano anche abusi di alcol e di sostanze. In piazza Bellini sabato sono state aggredite le forze dell'ordine, ci sono stati molti contusi fra le forze dell'ordine con un po' prognosi fino a 17 giorni e 5 volanti delle forze dell'ordine danneggiate. Allora, tutto quello che ho detto prima vale, la garanzia dei diritti, attaccare le forze dell'ordine è un reato e chi lo fa deve essere perseguito. Forze dell'ordine presenti sul territorio hanno ovviamente ricostruito i fatti, che sono quelli che adesso io ho riferito. Sono avvenute così e poi anche i numeri, diciamo, che ho detto che sono verificabili lo testimoniano, oltre a numerosi video che io ho anche visto. Quindi si tratta semplicemente che questo rapporto di collaborazione deve comunque garantire chi lavora per la sicurezza di tutti, cioè l'uso della violenza non è mai consentito.